Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Amici di Fil Rouge TV, buongiorno, bentornati all'appuntamento con Fil Rouge Rosanero Estate. Oggi primo vero giorno di ritiro per il Palermo in vista della stagione 2020-2021. Ieri c'è stato l'arrivo della formazione guidata da Roberto Boscaglia a Petralia Sottana. Nella mattinata gli ultimi test di rito, ovviamente sia test fisici che per evitare o per eventualmente verificare presunti casi di positività al Covid-19. Per fortuna tutto è andato liscio, anche se c'è un caso relativo a un giocatore di spicco della Rosa del Palermo, ovvero sia Martinelli, ma di questo ne parleremo a breve. Intanto presento e saluto direttamente da Petralia Sottana, ai margini del campo. Ricordiamo che non si può entrare all'interno della struttura né all'interno del convento dei frati riformati di Petralia Sottana. Saluto il nostro Giovanni Mazzola in collegamento. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, ti faccio vedere subito la postazione dove sono, perché abbiamo, un attimo soltanto che giro la telecamera, abbiamo una vista un po' privilegiata sul campo di Petralia Sottana. Non riesco in questo momento a girare la videocamera, comunque ti dico, la squadra di Roberto Boscaglia si sta allenando, il primo allenamento qui a Petralia, una prima parte in palestra per loro, adesso esercitazioni tecnico-tattiche. Sì, diciamo che fondamentalmente per il momento la stampa è assiepata, per chi fosse stato già a Petralia l'anno scorso, sulla stradella che sovrasta il campo, no? La stradella a metà tra il terreno di gioco e il convento. Sì, anche in una posizione, dobbiamo dire, abbastanza scomoda, particolare, perché il punto migliore per guardare, per seguire gli allenamenti è su una curva della statale, una curva cieca, tra l'altro non proprio semplicissima. Per fortuna c'è comunque la Polizia Municipale di Petralia, che capisce anche le esigenze della stampa, capisce anche le nostre esigenze per lavorare. Comunque ti devo dire che primo giorno di ritiro, ci sono tantissimi fotografi, tantissimi giornalisti, c'è un po' tanta curiosità per conoscere comunque il Palermo targato Roberto Boscaglia. Sì Giovanni, noi ovviamente torneremo e torneremo anche nel pomeriggio, perché ricordiamo che per oggi abbiamo deciso di fare questo doppio collegamento mattina e pomeriggio, ma intanto partiamo da cosa dicono i giornali relativamente appunto a questo primo giorno di ritiro. Chiedo alla regia di mostrare quella che è la pagina che l'edizione siciliana calabrese della Gazzetta dello Sport dedica appunto alla partenza del ritiro. Il Palermo riparte per la B, ma c'è la tegola Martinelli, e di questo ovviamente chiederemo a breve
a Giovanni cosa è successo al centrocampista, che ricordiamo non è neanche giunto a Palermo intanto per i test e poi per la conseguente partenza. Ma intanto il Palermo con 21 effettivi, che a breve andremo ad elencare attraverso il sito ufficiale del Palermo, è partito senza il proprio centrocampista, arrivato, ricordiamo, l'anno scorso a Brescia, uno degli elementi cardine della rosa di Rosero Pergolizzi, che ha vinto il campionato di Serie D. Ci sono i tre nuovi acquisti finora annunciati, ovvero sia il difensore Marconi, il centrocampista Valente e l'attaccante palermitano Doc Saraniti. Torno da Giovanni in collegamento da Petralia. Giovanni, riassumiamo un po' la situazione Martinelli, perché chiaramente i tifosi hanno avuto un piccolo sussulto quando non hanno letto il nome del centrocampista nell'elenco dei convocati. Sì, Martinelli è una situazione che devo dire desta anche un po' di preoccupazione, perché il giocatore non ha superato le visite mediche, a Milano svolgerà degli ulteriori test, tra l'altro una notizia che hanno reso noto oggi i quotidiani. C'è grande preoccupazione, dobbiamo dire, perché il Palermo in questo momento, stolto il classe 2002 Florio, che è soltanto aggregato per il ritiro, ma è comunque un giocatore che valuterà Boscaglia. Il Palermo in questo momento si presenta soltanto con un centrocampista che è Martin. Era già una formazione, diciamo, che aveva necessità di almeno un rinforzo, almeno due rinforzi a centrocampo. Bisogna seguire con particolare attenzione questa vicenda Martinelli per capire se il Palermo dovrà cercare un terzo centrocampista anche per il prossimo campionato, anche perché il giornale di Sicilia, lo farei vedere sicuramente tu adesso, parla anche di stagione a rischio. Sì, anche perché al di là di Martinelli, che diciamo è il caso dell'ultimo minuto in un certo senso, il Palermo ricordiamo che non ha riscattato Erdis Kraja dall'Atalanta, lo aveva preannunciato Rinaldo Sagramola durante la conferenza stampa di presentazione di Roberto Boscaglia, non ha confermato Juan Mauri, ma questo era nell'aria. Ci sarebbe Corsino, che in questo momento ricordiamo insieme a Marong è in prova per giocarsi la conferma, e poi ricordiamo che il Palermo non ha neanche confermato Danilo Ambro, che ricordiamo ha firmato per la Vibonese prossima, una delle prossime avversarie del Palermo. Allora andiamo a vedere, sempre con l'ausilio della grafica, questa volta ci spostiamo sul sito ufficiale del Palermo, palermofc.com. Andiamo a vedere i 21 giocatori convocati da Roberto Boscaglia per le prime fasi del ritiro. Ovviamente è una rosa abbastanza incompleta, perché come possiamo ben intuire dai nomi, ci sono aggregati alcuni elementi che poi faranno parte della rosa della Juniores, come Cangemi, come Faraone, come Matranga, giusto per fare alcuni nomi. E poi ci sono, come detto, Corsino e Marong, che sono in prova. Non sappiamo se verranno confermati, ricordiamo sono pur sempre giocatori che lo scorso anno nel campionato di Serie B non hanno messo nelle gambe minuti in gare ufficiali, se non nel caso di Corsino, che è subentrato nella gara di Coppa Italia di Serie D persa in casa contro il Francavilla. Ecco Giovanni, per il momento la rosa consta di 21 giocatori, ne possiamo annoverare almeno 4-5 che difficilmente partiranno per la prima squadra, e chiaramente adesso il Palermo è un po' in difficoltà, perché ha bisogno di almeno 4 rinforzi in attesa di scoprire se Martinelli verrà aggregato. Sì, tra l'altro il paradosso, dobbiamo dire, di questo ritiro è che il Palermo si è presentato con più portieri che centrocampisti, perché ci sono quattro portieri a disposizione: Fallani, Talagotti, i due giovani della Juniores, ora diventerà Berretti, Faraone e Matranga, che sono entrambi dei portieri. Una rosa sicuramente da completare. Penso che comunque verrà fatto almeno un innesto per reparto, perché serve un terzino per completare il reparto difensivo, serve almeno due centrocampisti, l'abbiamo detto, serve il bomber, ed è un altro discorso che abbiamo già fatto. Sono dell'idea però, chiedo anche a te, faccio io la domanda a te stavolta, sono dell'idea che il Palermo non completerà tutte le caselle a disposizione, le 22 caselle qui in ritiro a Petralia, ma sono dell'idea che almeno il 50% lo terrà per quando tornerà a Palermo, anche perché ricordiamolo, il mercato chiude il 5 ottobre. Sì, non dimentichiamo appunto questo: il mercato chiuderà di fatto quando la stagione sarà iniziata da un paio di settimane, almeno da una giornata,
di campionato, quindi sicuramente, come dici giustamente tu, ma è successo anche l'anno scorso quando il Palermo è partito in ritiro praticamente un paio di settimane dopo aver completato l'iscrizione appunto al campionato e la formazione del nuovo club targato Era Ora. Intanto invito la regia a mostrare alcune delle immagini che tu, Giovanni, hai diciamo, girato questa mattina. Sei arrivato di buon'ora a Petralia, ci resterei almeno per la giornata di oggi, così almeno ci hai detto. È una squadra che comunque per il momento ha una discreta matrice giovane, perché al di là degli juniores, ricordiamo che sono stati confermati Lucca e Sivi, poi tra altre cose altri giocatori come Fallani. Rappresentano un po' la linea verde, è un Palermo che chiaramente per la Serie C ha bisogno di innesti di esperienza. Sì, siamo d'accordo su questo. In Serie D, gli under servivano, i giovani erano necessari per questione di regolamento. Il Palermo che sta puntando sulla linea giovani anche in Serie C servono gli innesti di esperienza. Dico comunque che c'è da seguire con particolare attenzione tutti i giovani perché già da questo primo allenamento posso dirti che Boscaglia, a differenza di Pergolizzi che l'anno scorso abbiamo visto sempre lui impegnato in prima linea durante gli allenamenti, è sì presente ma delega molto al vice Filippi, è stato lui un po' a condurre tutte le esercitazioni tecnico-tattiche, adesso c'è una sorta di partitella che stanno svolgendo i 21 giocatori. Filippi un po' conduce, Boscaglia fa da supervisore, ma è molto attento, un po' da generale che segue i suoi ragazzi. D'altronde non è sceso di categoria sicuramente per fare una comparsa. Eh sì, Giovanni, intanto stiamo mostrando proprio le immagini che hai girato questa mattina mentre Roberto Boscaglia preparava il campo insieme allo staff, un po' come fanno gli allenatori di buon'ora, si presentano già al campo con il loro staff per sistemare cinesini, ostacoli, specialmente i primi giorni in cui ci sarà sicuramente tanto lavoro atletico da fare. Abbiamo visto ieri diversi tifosi all'arrivo della squadra a Petralia, chiaramente rispettando le misure anti-Covid. C'è la sensazione che comunque nel caso in cui il Palermo dovesse riuscire a trovare l'accordo con una società per fare un allenamento congiunto, ci sia una discreta folla a Petralia, ovviamente nei limiti di quelle che sono le regole. Sì, sarebbe anche un boomerang, dobbiamo dire, perché il Palermo non aprirà ai tifosi per gli allenamenti. Già ieri c'è stato un tifoso che all'arrivo della squadra qui a Petralia ha parlato a distanza con il presidente Dario Mirri chiedendo perché Napoli e Lazio possono fare i ritiri a porte aperte e il Palermo no, anche perché dobbiamo dire la tribuna di Petralia è molto grande, sicuramente un grande afflusso porterebbe a dei problemi, anche perché l'unico posto è il guardrail praticamente della statale che dà sul campo, quindi sono dell'idea che il Palermo probabilmente qui a Petralia non svolgerà degli allenamenti congiunti con altre società. Poi ricordiamo il Palermo al massimo in questo momento potrebbe fare amichevoli o allenamenti congiunti soltanto con società che hanno lo stesso protocollo imposto dalla FIGC, quindi altre squadre professionistiche, penso quindi a Catania, Regina e Trapani, qualora riuscisse a formare una rosa in breve tempo, visto che comunque l'iscrizione è riuscita a depositarla, ma forse non qui a Pertalia. Però ti faccio tre annotazioni. La prima, rispetto all'anno scorso, dobbiamo dire che il manto di gioco, e questo ne va dato atto a Palumbo, che è colui, Maurizio Palumbo, con il suo staff, che ha curato il campo di Petralia Sottana, così come cura lo stadio Renzo Barbera, aveva fatto un miracolo al Barbera, lo ha fatto anche qui a Petralia, perché c'è un campo meraviglioso. Quest'anno, seconda annotazione, ci sono sia Castagnini che il presidente Dario Mirri che stanno seguendo l'allenamento seduti sui gradoni dell'impianto di Petralia. Sono i privilegiati che ovviamente possono stare seduti sui gradoni. Giovanni, ti ringrazio intanto per questo primo collegamento dal campo sportivo di Petralia Sottano. Ovviamente ci risentiamo nel corso della giornata, anche nel pomeriggio, per avere ulteriori ragguagli. L'appuntamento è appunto per la prossima edizione. Grazie Francesco, a più tardi. Dunque ringraziamo ancora Giovanni Mazzola che è il nostro segugio per così dire in quel di Petralia Sottana. Noi torniamo tra un minuto, il tempo di un po' di pubblicità, poi rientriamo con il prosieguo della rassegna stampa perché c'è tanto mercato di cui parlare, soprattutto c'è la questione Trapani che tiene banco.
Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Dunque rientriamo, seconda parte di Fil Rouge Rosanero, completiamo la rassegna stampa dopo il collegamento con Giovanni Mazzola direttamente da Petralia Sottana. Ricordo, oggi inizia in maniera ufficiale e definitiva il ritiro del Palermo 2020-2021 a Petralia Sottana. Ma intanto, mentre Renzo Castagnini, come ci diceva Giovanni in collegamento, sta seguendo con grande attenzione gli allenamenti, il primo allenamento dei Rosa guidati da Roberto Boscaglia, prosegue il lavoro sul mercato. Allora andiamo a leggere cosa dice il Corriere dello Sport, articolo a firma Paolo Vannini. Doppio assalto per il Palermo, perché si sta creando un asse tra Palermo e Regina, in particolare per due giocatori. In particolare il primo è quello, è il nome consueto, il nome di Corazza, dell'attaccante della Regina, che sarebbe in procinto di lasciare la formazione Amaranto, neopromossa in Serie B, centravanti in procinto appunto di andar via, e che potrebbe trovare nel Palermo la sua meta preferita. Ma poi c'è anche un altro nome che sopraggiunge. Proprio a proposito delle notizie che arrivano sul fronte Martinelli, il nome è quello di Nicolò Bianchi, centrocampista classe 92. L'anno scorso alla Regina è stato grande protagonista dell'annata che ha portato alla promozione per lui. Nell'ultima stagione in Serie C ci sono state diverse presenze, è stato protagonista appunto dell'annata che ha condotto la compagine guidata da Domenico Toscano alla promozione tra i cadetti, e quindi vedremo se il Palermo riuscirà a mettere le mani su questi due giocatori. Per Corazza sembra esserci quasi l'accordo tra le società. Per quanto riguarda Bianchi c'è la trattativa in corso, non è da escludere che se ne sia già parlato nelle scorse giornate, ovvero quando Castagnini e Sagramola hanno avviato i lavori con il direttore sportivo della Regina, ovvero sia il palermitano Massimo Taibbi, per appunto l'arrivo anche del centrocampista classe 92. Nel frattempo il Palermo ha completato un'altra operazione in entrata. Avete sicuramente letto il suo nome nell'elenco dei convocati. Stiamo parlando di Peretti, che è difensore under. L'anno scorso in Serie D è stato fondamentale proprio il suo inserimento nella rosa in qualità appunto di giocatore sotto età. E dunque andiamo a leggere il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale del Palermo. Peretti a Palermo a titolo definitivo dall'Hellas Verona. Un po' la formula che abbiamo visto con Silipo, con Lucca, quella del diritto di recompra per la società che ha ceduto, ovvero sia la compagine scaligera. Dunque Peretti ufficialmente un giocatore del Palermo. Peretti giocatore che può ricoprire più ruoli, può giocare nella difesa a 3, può giocare da centrale nella coppia in una linea a 4. L'anno scorso Pergolizzi l'ha provato anche da terzino destro in casi di assoluta emergenza, e potrebbe essere anche una soluzione, così come quella ad esempio di Andrea Accardi come terzino destro nel caso in cui il Palermo dovesse decidere con Boscaglia di schierare una linea difensiva un po' più accorta, un po' meno propositiva, soprattutto con i due terzini. Palermo che dunque sta lavorando. Intanto noi, proprio a proposito di Palermo, andiamo a vedere cosa è successo ieri attraverso le immagini proposte dall'ufficio stampa del Palermo, che ringraziamo. Allora andiamo a vedere questa clip con i Rosa che sono arrivati a Petralia Sottana, qualche tifoso ad accoglierli, ovviamente nella massima restrizione per le norme anti-Covid. E dunque ci rivediamo tra poco, perché abbiamo tante altre cose di cui parlare qui a Fil Rouge Rosanero Estate.
Aspetta, suona una moglie adesiva. Allora vuoi ora subito? Sta. Ecco qua forse c'è il regalo. Visto che ci siamo arrivati. Ciao, ciao. Mascherine al volto, ma soprattutto sorrisi che potevano tranquillamente trapelare al di là del tessuto con cui si protegge il volto. In tempi di coronavirus c'era tanta serenità, c'era tanta voglia di ricominciare, c'era tanto entusiasmo anche grazie alla sparuta rappresentanza di tifosi presenti al campo sportivo di Petralia Sottana. Lo possiamo vedere anche dalle foto che sono state scattate anch'esse dal nostro Giovanni Mazzola all'arrivo della squadra a Petralia. Ovviamente il Palermo adesso si può allenare, può cominciare a preparare la stagione che dovrà essere un'altra stagione importante per la storia ancora recente del club targato Era Ora. Ma intanto lasciamo per il momento il Palermo, lasciamo per il momento il ritiro di Petralia Sottana. Ci torneremo ovviamente nell'edizione di oggi pomeriggio, sempre col nostro Giovanni Mazzola in collegamento dalle Madonie. Passiamo al Trapani, perché ieri è arrivata una notizia importante, ovvero sia l'invio degli incartamenti, dei documenti che attestano l'avvenuta iscrizione della formazione granata al campionato di Serie C. Era ieri la scadenza, il Trapani ha effettuato tutte le operazioni di rito, tutte le operazioni necessarie per completare l'iscrizione al campionato. E allora andiamo a vedere il ritaglio firmato Franco Cammarasana sulla Gazzetta dello Sport, dove però c'è la denuncia. È stata inviata la documentazione alla Lega Pro, ma nessuno vuole comprare il Trapani, che è stato iscritto dalla Alivision. Il figlio di Petroni, del proprietario del club granata, dice: non ci sono imprenditori interessati, abbiamo fatto la nostra parte, in Serie C faremo spese e gestioni molto attente. L'iscrizione è stata fondamentale dopo le tante voci messe in giro. Andremo avanti con un nuovo progetto sportivo in linea con le esigenze della società. Con la retrocessione infatti si dovrà fare i conti con una gestione societaria diversa in termini di numeri. Occorrerà non fare il passo più lungo della gamba. Intanto il collegio di garanzia dovrà pronunciarsi su quello che è il ricorso presentato dalla formazione granata, e poi il prosieguo dell'iter che riguarda soprattutto la conferma dell'iscrizione al campionato, perché il 2 settembre ci sarà la pronunciazione del Covisoc per quanto riguarda l'aspetto finanziario della richiesta, delle domande effettuate e anche della rendicontazione, ovvero sia del pagamento, della messa in regola dei bilanci societari al via del campionato. Se dovesse mancare una di questi passaggi, e speriamo ovviamente di no, il Trapani rischierebbe di non fare la Serie C.
Lasciamo Trapani, passiamo al Catania perché il mercato freme a Palermo, ma freme anche a Catania. E andiamo a vedere cosa dicono in tal senso i quotidiani, sempre Gazzetta dello Sport. Catania avanti tutta, Lescano e Russini per la caccia al gol. Il dirigente Maurizio Pellegrino, che a Catania ha giocato, a Catania ha fatto l'allenatore e adesso si ritrova nella dirigenza composta dalla CG, dice Pellegrino, ci sarà una rivoluzione in attacco, non rimarrà di fatto nessuno, tornerà molto probabilmente il palermitano Di Grazia, che era già stato in rosso-azzurro, Andrea Di Grazia, che attualmente milita nel Pescara, ma che dovrebbe tornare ai piedi dell'Etna. Si punta Facundo Lescano, che è rimasto senza squadra dopo la sparizione della Sicula Leonzio, e si punta invece in mezzo al campo a un ritorno in rossazzurro, ritorno di Edoardo Blondet, giocatore classe 1992, che ha militato nel Catania nella stagione 2018-2019, salvo poi andare alla Regina, dove ha vinto, come ben sappiamo, il campionato di Serie C Regina, che ricordiamo sta trattando anche col Palermo per il doppio affare che dovrebbe portare ai piedi di Montepellegrino l'attaccante Simone Corazza e il centrocampista Edoardo Bianchi. Noi per il momento ci fermiamo, chiudiamo questo primo appuntamento giornaliero con Fil Rouge Rosanero. Vi invitiamo a continuare a seguirci attraverso i nostri profili social, la pagina Facebook ufficiale Fil Rouge TV, il nostro profilo Instagram e anche sul sito filrouge.tv, dove ovviamente sono presenti tutte le nostre produzioni, non soltanto Fil Rouge Rosanero Estate. Trasmissione che torna, come detto, oggi pomeriggio alle ore 18, sempre con il collegamento con Giovanni Mazzola da Petralia Sottana e con tante informazioni che riguardano l'inizio del ritiro 2020-2021 del Palermo targato Boscaglia. Grazie per averci seguito, alla prossima edizione.